Siamo ritornati in diretta allora, con Chiara e Vanessa dall'Istituto Alberghiero di Soverato. Stiamo preparando il quinto piatto della serata. Allora Simone, ho appena finito di aggiungere la panna e appena tritate le noci le mischieremo al mascarpone e aggiungeremo anche il mascarpone a questo composto. Andiamo a salare l'acqua della pasta, appena bollirà verseremo la pasta. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Simona, sono ciao. Luigi da San Nicola di Caolonia, dalla provincia di Reggio Calabria. Ciao Luigi, buonasera, benvenuto. Ciao, ciao anche a Vanessa e Chiara, giusto? Sì, buonasera. Buonasera Luigi. Bravissime. Senti, io ti avevo chiamato la settimana scorsa per problemi tecnici alla ricezione del vostro segnale di Telespazio TV. Sì. La settimana scorsa non si riceveva l'audio sui programmi in replica. Sì, adesso? Invece non si vede proprio quasi, si vede proprio male. E l'audio è quasi impercettibile. Su Telespazio TV Studio 3 questo? O sul nostro canale? Su Telespazio TV questo qua. Ma tu hai provato a fare una ricerca a canali? Hai provato a... Sì, da noi si riceve purtroppo solo le frequenze analogiche. Vi ricevo sul 58. Però a quanto ho verificato anche attraverso amici miei che vivono in altri paesi vicini, anche le altre frequenze, il 57 di Monasterace, credo che sia Oriace, e il 65 di Capo Spartivento, arrivano disturbati, probabilmente c'è qualche altra televisione che disturba le vostre frequenze. Comunque ti stanno ascoltando i tecnici, Luigi, io non posso che ringraziarti e ti stanno sentendo, va bene? Sì, a me dispiace solamente che non posso seguire le tue ricette come vorrei. Tu hai internet, proprio... Luigi, tu ce l'hai internet? Purtroppo in questo momento no. Peccato, perché altrimenti vi ricordo che su internet, su www.telespaziotv.com potete seguirci sia in diretta e sia guardare le nostre puntate dei giorni scorsi. Luigi... Un va bacio, bene. Grazie. Comunque tu se puoi segnalarlo ai tecnici. Ti stanno sentendo in questo momento, stanno ecco, sentendo tutti dice, voi. Il 58 di Bazzano e il 57 di Riace o Monasterace, non so precisamente dove è proprio l'antenna. Perfetto. Arrivano disturbati. Comunque il segnale dice che parte già disturbato da Capo Spartivento. Benissimo, ti hanno sentito, grazie a te grazie Luigi. A te. Ciao Luigi, Simona, grazie. E ancora complimenti alle ragazze. Grazie. Allora, che ciao, cosa state facendo? Arrivederci, ciao allora, Luigi. Allora, ho tritato le noci, le ho messe nel mascarpone. Hai tritato le noci, le hai messe nel mascarpone. Adesso li stiamo sciogliendo in padella. Allora, l'acqua bolle, andremo a mettere la pasta. Questa è veramente una bomba, calorica. Sicuramente però ti piacerà. Un pochino. Andremo a mettere del sale e del pepe. Pronto? Sì, pronto. Buonasera a lei. Pronto? Sì, vai. Signora, la sentiamo. Telefono da Taurianova. Da Taurianova, sì. Che è il canale disturbato, va e viene, non sto vedendo niente, mi piace troppo questa trasmissione, però non sto gustando per niente. Salare? Sì signora, la stiamo sentendo. Se mi diranno qualcosa domani mi informerò io personalmente, vado a capire come mai, va bene? Come? Signora, lo stiamo segnalando, provvederemo senz'altro. Va bene, grazie. Grazie a lei signora, arrivederci. Arrivederci. Allora abbiamo serato, abbiamo pepato e lo andiamo a togliere dal fuoco. Ho messo le farfalle, giriamo. Tanto ricordiamo che questo composto che abbiamo preparato, che cosa c'è? Nel composto abbiamo il burro. Burro del gorgonzola, della panna e del mascarpone con le noci. Mascarpone e noci tritate insieme. Che andranno a condire le farfalle. Intanto le nostre bruschette che sono rimaste. Allora, il composto è pronto, adesso insieme a Vanessa andremo a condire le bruschette. Pronto? Scusa Simona. Sì, buonasera.
buonasera. Ciao, io volevo dirti, la televisione a volte si vede, a volte no, come mai? Da dove ci chiami? Io sono Paxio da Polistena. Da Polistena? Ho capito, non so risponderti perché non ho il motivo, però lo segnaliamo e sicuramente provvederanno, questo mi stanno dicendo. Di dire a tutti quanti voi di stare tranquilli che provvederemo in pochissimo, in brevissimo tempo, questo mi dicono. Va bene, non c'è più, va bene. Allora, andiamo a condire le bruschette con questi peperoni, un pochino di olio. E andremo a disporle nel piatto. Intanto la pasta sta cuocendo. Abbiamo delle bruschette praticamente con i peperoni e il pomodoro, un modo diverso per preparare le bruschette. Abbiamo messo anche delle olive. Pronto? Sera. Buonasera a lei. Sera. Ma la panna è da cucina o quella da montare? Da cucina, signora. Per cucina siamo della panna da cucina. E invece del gorgonzola che cosa si può mettere? Può mettere anche un altro formaggio che piace a lei. Qualsiasi formaggio che piace a lei. Preparando una specie di fonduta come abbiamo fatto noi. Anche della fontina magari. Magari un formaggio più morbido. Va bene, grazie. Buonasera. Grazie a lei signora, arrivederci. Buonasera. Allora, prendiamo un altro piatto. Ci siamo più. Ecco qui, va benissimo, così. E altre se restano fuori dal piatto, ragazze? Non succede niente. Non succede niente, dire. Perché comunque... verranno consumate. Ecco. Non volevo essere così cattiva, ma mi hanno... Ecco qua, io le fotografo poi dopo. Ecco qua, questo green meraviglioso, andiamo a preparare un altro piatto per i nostri amici a casa. Vai. Ecco le nostre bruschette per il nostro green preparato da Chiara e Vanessa dell'Istituto Alberghiero di Soverato. Allora, andremo a controllare la cottura della pasta. Andiamo a mantecare, nella mantecatura andremo a mettere del formaggio e andremo a decorare sul piatto da portata con del prezzemolo. Questa, mi dispiace, ma è rimasta dispara. Grazie, grazie. No, no, ecco, perché è un peccato, non ci sta nel piatto. Pronto? Guarda. Abbiamo pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. A lei, signora. Io sto chiamando da Salina, Isole Eolie. Isole Eolie, buonasera, sì. Signora, benvenuta. Io voglio fare i complimenti a tutta la trasmissione. Grazie, volevo grazie. Volevo complimentare per i grandi chef che ci sono. Grazie. Grazie per il nome. Chef. Io ribadisco sempre che non bisogna... Io almeno non voglio mai essere chiamata chef perché in cucina da imparare c'è tanto. E anche un futuro c'è l'umiltà di non essere chiamati così. Perché la cucina è infinita, è sempre da scoprire. Quindi nessuno è mai al vertice. No? Grazie, certo, sì. Voi siete gentilissimi, veramente, perché loro comunque sono veramente molto brave. Signora, voleva chiedere qualcosa alle nostre ragazze? Ma no, voglio solo complimentarmi. Anzi, volevo dirle che a volte ci vede la trasmissione, a volte no, come mai? Anche alle Isole Eolie, a volte sì, a volte no. Va anche e viene. Lì. Lo segnaliamo, signora, e provvederemo al più presto. Grazie per avercelo detto. Buona serata. Arrivederci a lei. Ancora. Grazie, molto allora, gentile, signora, grazie. Buonasera. Allora, magari per chi non ha visto, è rimasta una frittatina di prima, andiamo a farcirla sì. Anche quella, così prego. Magari può darsi che qualcuno avrà aperto il televisore adesso. Ecco, brava, così almeno spieghiamo.